col video però. Questo ring, non da lontano, ma che c'è il gommone qua fuori!
pallone, sto stando nel letto, basta io sopra, giù! E io non ho fatto! Bravo Mario!
4 Mario, gioca. Poi uno lo pungi. Siamo al verdetto. Vince questo incontro ai punti Mario Pizzanti. Mario. Mario. E tutti i campioni europea e pluricampione internazionale Daniele Petrucci. Ed il già pluricampione mondiale, il barbaro di Civitavecchia, Silvio Branco. Fa il suo ingresso sul ring all'angolo blu lo sfidante ufficiale al campionato d'Italia categoria pesi super welter da Corato di Bari, Felice Stai. Il suo avversario fa il suo ingresso sul ring all'angolo rosso, il campione d'Italia in carica della categoria pesi super welter da Ferrara, Marcello. In collaborazione con il Comune di Nettuno, la Lega Pro Boxe Sport Italia presentano il main event della serata, un incontro di pugilato sulla distanza di 10 round valevole per il campionato italiano dei pesi super welter. Medico d'incontro il dottor Massimiliano Bianco di Roma, supervisore per la Federazione Pugilistica Italiana signor Massimo Barrovecchio di Roma,
Giudici, signori Roberto Massimi da Pescara, Antonello Paolucci da Lanciano ed Antonio Cicilese da Reggio Calabria. Arbitro d'incontro è il signor Enrico Terlizzi da Napoli. Ed ora finisce il tempo delle parole ed inizia la legge del ring. All'angolo blu, in pantaloncini neri, al peso di 69 kg e 500, con un record da professionista formato da 12 incontri disputati, 8 vittorie per lui, una delle quali per KO, 3 sconfitte ed un pari, è lo sfidante ufficiale al campionato italiano dei pesi super welter. Al suo angolo Simone D'Alessandri, Davide Puccioni, Catman Federico Catizzone e Giuseppe Moncelli. Per la BBT Production, da Corato di Bari, felice Faccia d'Angelo Moncelli. Il suo avversario, all'angolo rosso, in pantaloncini bianco-neri, al peso di 69 kg 800, con un record da professionista formato da 12 incontri disputati, 12 vittorie per lui, 4 delle quali per KO, e il campione italiano in carica tra i pesi super welter. Al suo angolo Roberto Croce, Paolo Putini, Costantin Firuta e il manager Sergio Cavallari. Per il team Cavallari Ventura, da Ferrara, Marcello Matano. Ed ora ascolteremo dalla splendida voce di Melissa Danna l'inno nazionale italiano. Felice, 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 felice. Melissa Danna, tutto è finalmente pronto, titolo italiano, categoria pesi super welter, felice Moncelli, sfidante, angolo blu, Marcello Matano, campione, angolo rosso. Vai. Che tempi scatti? 320 grande, 1600 però. 1600. È la prima ripresa. Thank you.
Come on!
finita! Bravo! Che Nettuno ti ha portato bene, eh? Io avevo promesso, maestro. Ti ha dato. L'altro quanto? Oh! È salito sul ring il super vincitore della Federazione Pugilistica Italiana, signor Massimo Parrovecchio. Siamo quindi pronti ad annunciare il verdetto di questo campionato d'Italia dei pesi super belt. Ha ragione, vai, bravi. Siamo al verdetto. Vince questo incontro per KO tecnico a 1 minuto e 59 secondi della nona ripresa. Ed è nuovo campione dell'Italia per la categoria pesi super welter. Da Comodato di Bari. Felice. Ma vorrei un grande applauso per un grande guerriero del ring, un grande campione che sicuramente farà parlare di sé, Marcello Marzano. E con questo splendido incontro
che si va a porre sicuramente tra i migliori match a livello nazionale. La AEB Events e la BBD Production vi ringraziano per essere intervenuti e ringraziano ovviamente il comune di Nettuno con un ringraziamento speciale per il sindaco Alessio Chiavetta, l'assessore allo sport Luigi Vitalli, si ringrazia la Regione Lazio, in particolar modo il consigliere regionale Luca Granazio, la pugilistica nettunese del maestro Nando Onori ed Emiliano Cugini. Ovviamente vi ricordo che Sport Italia irradierà questo incontro a partire dalle ore 24 circa sul canale 153 del digitale terrestre e sul canale 225 del Buche Sky. Dai! Altro che darvi la buonanotte con i prossimi grandi impegni targati AEB Events.